Buongiorno. Ci vuole stamattina, anche se siamo pochi e raccolti, ci vuole perché da ieri la voce se ne è ita. <ride> allora, porto l'argomento visto che possiamo cominciare da dove ci pare. Stavamo parlando di verità no? che stanno uscendo fuori e la verità devono uscire fuori e questa verità sarà l'ultima che diranno perché cercheranno anche di evitare di dirla per quale motivo perché questa verità toglie il tappeto da sotto i piedi non c'è più adesso siamo i bravi i buoni sono tutti uguali bianchi neri non esiste separazione in questo caso perché perché quelli che vorrebbero fare Gesara Nesara che per chi lo sapete cos'è Gesara e Nesara? Ok, Gesara e Nesara parte nel in realtà. Dobbiamo fare un po' di storia. Ok, nel 1934, quando l'Italia entra dentro la secca americana, ci entra pagando l'ingresso con l'oro alla patria. Yeah. Eh, se cioè, avete ancora la fortuna di avere i nonni di quel periodo vivi, eh, il mio mi raccontava che eh, passavano per le case a requisire proprio l'oro, cioè te lo portavano via perché era un ordine, era, era un esproprio, con la motivazione che dovevano, doveva essere pagato il debito di guerra. Mentre nella, nella realtà questi, questo oro è andato a pagamento dell'ingresso dentro la secca americana. L'oro è finito dentro un trust che si chiama Socarno, firmato da Socarno. Il trust si chiama Swissindo. E a oggi, se, se, se digitate Swissindo, vi esce fuori M111. Cos'è? È un reddito universale, dove tutti avranno 1200 dollari, i bambini 600 dollari, il rilascio dei brevetti. Sembra Gesara e Nesara? In realtà lo è, perché perché Gesara e Nesara sono du due ACT. Quindi due eh, diciamo, azioni che il governo americano, quello vero, diciamo che loro dicono, quello restaurato, quello che restaura la Repubblica, perché la Repubblica non c'è, sono tutte aziende di diritto privato, quell'atto che, que quel, quell che restaura la Repubblica ridistribuisce quell'oro del 1934 per l'Italia, che è il trust sui firmato da Socarno. Che darà 1200 dollari quindi alla fine, se andiamo a guardare, dove lo prende Gesara e Nesara da un Swissindo. Ma se voi andate a parlare con Swissindo, e noi ci abbiamo parlato e abbiamo parlato con tutti, andate a parlare con Swissindo, quindi con Mister Sino, Mister Sino ti dice che no, loro con Gesara e Nesara non c'entrano niente, come non c'entri niente, allora Gesara e Nesara con che li fa? Con che lo fa Gesara e Nesara? cioè con che lo fa la ridistribuzione alla gente? Con niente con niente Gesara e Nesara e con niente Suissindo. Perché? Perché l'oro è nostro. Che vuol dire che l'oro è nostro? L'oro mondiale è stato precluso e pignorato con l'azione che è quella di cui insomma siete venuti un po' anche a ascoltare, no? L'azione di OPPT. One People Public Trust 1776. Cos'è OPPT? Tranquilli, è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Quella con cui... Trump dice: Faccio Gesara Nesara. Quella che dice eh, que, que, su Sinto dice 'Restaurata la Repubblica'. Questo per dirvi che, che esistono i cattivi e esistono i buoni. Io direi: Esistono i cattivi e mezzi buoni. Perché? Perché con tutto questo oro, cosa vorrebbero fare? Vorrebbero poi ricominciare il discorso del dare e avere. Quindi profitto io do gli strumenti, le nuove tecnologie, ma ci faccio profitto. Questa è la normalità, giusto? E che fai? Non ci fai profitto? No, non ce lo fai profitto! Finita la storia del profitto. Anche perché se, se noi non ce la vogliamo veramente raccontare, ci vogliamo dire la verità che tanto ormai uscirà fuori. Diciamoci che fino a che c'è dare e avere c'è il debito, c'è il credito, c'è il prezzo, c'è un prezzo, e quindi volenti o nolenti noi avremo un prezzo. E questo non può esistere, perché? Perché su questo piano di esistenza, quindi su questo pianeta, noi siamo emettitori di valore costante, che significa che non possiamo avere in debito. È come se fossimo delle. brutta adesso la dico, eh? Delle macchinette stampa soldi, ok? Siamo noi, i cliché, trac, 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 e via soldi. E questo, tra, tolto il soldo, diventa emettitori di che? Del valore. Vero, cos'è il valore? Ecco perché no, non riusciranno a fare quello che vo volevano fare. Perché l'oro in realtà è un. è una. Eh, convenzione, l'oro non è il valore che significa bello? Sì, il bracciale, la collana, l'orecchino, tutto molto bello, l'oro è prezioso perché è prezioso? Volete sapere la parte esoterica? Volete sapere la parte razionale? Perché se volete sapere la parte tutte e due, la parte razionale perché? Perché è il controvalore della valuta, giusto? Se non c'è l'oro. La valuta non vale niente, sì, ok, allora spiegatemi perché da, dal 1973 Bretton Woods l'oro, la moneta ha continuato a essere stampata e ha girato, non c'è più l'oro dal 73, anzi dal 33 in America e poi dal 73 hanno cercato di rimettercelo, poi l'hanno levato del tutto. Allora, com'è possibile che ha girato tutto questo tempo il denaro e allora c'è chi, teoria. Eh, alquanto improbabile dice che non c'è niente che emettono denaro dal nulla non ce la raccontiamo il denaro dal nulla non si può emettere e ecco che uno dovrebbe cominciare a pensare e a farsi una domanda se non è dal nulla dov'è? Logicamente lo spiego tranquillo quella è il, la valuta quindi quello è il denaro i 10 euro ci sono qui io e in mezzo ci dovrebbe essere l'oro giusto? Per sostenere la valuta se io tolgo l'oro, chi la sostiene la valuta? Io. Facile, cioè noi 2 più 2 fa 4. Ma se la sostengo io la valuta, allora sono io il valore. Allora se sono io il valore, fino a oggi il sistema mondiale bancario l'ho sostenuto io. Esatto. Quindi prendiamoci la prima responsabilità. Quando sappiamo certe cose. Il giorno dopo che l'abbiamo sapute, non è che fa possiamo far finta che non l'abbiamo sapute. Ora lo sappiamo. Perché dico questo? Perché il sistema bancario mondiale go governa i governi. Sono le banche che decidono cosa devono fare i governi, ma sono anche quelli che sovvenzionano le armi, le bombe, il Covid e via discorrendo. Quindi noi ci stiamo sostenendo la schiavitù da soli. Se invece guardiamo da un punto di vista esoterico l'oro, l'oro è anima, oro è animico, cioè oro è luce, no? È anima. E infatti Bonifacio VIII, per fortuna sarà l'ultima volta che lo nomino, e vai! Bonifacio VIII cosa ha fatto? Bonifacio VIII ha fatto questo, si è appropriato del valore. Come l'ha fatto però? Già pure ieri in, in Abruzzo eh, abbiamo fatto un discorso un po' diverso dalla solita storia, no? Bonifacio VIII, 1302, e poi è arrivato Sisto IV, è poi è arrivato Nicolo V. Hanno creato il trust, ne parlo eh, un po', però vorrei andare un po' pure oltre no? Sta storia così raccontata. Perché vorrei andare oltre? Per, per ragionare su due fatti. Bonifacio VIII cosa fa? Instaura il primo pezzetto di, che cosa? di un istituto giuridico che è il trust. Ma il trust, come dicevo ieri, in sé per sé, trust vuol dire fiducia, eh? in sé per sé non è una cosa negativa, cioè voglio dire io faccio un atto di fiducia, metto i miei... Metto i miei beni dentro un istituto giuridico, in Italia si chiama disposizione fiduciaria e c'è da sempre, poi ne abbiamo adottata negli anni eh, scorsi con eh, la convenzione, convenzione, vari trattati eventuali, ma in realtà in Italia c'era già la disposizione fiduciaria. Oggi in Italia il trust non è ancora regolamentato. Cosa è il trust in sé per sé? È un contenitore dove io inserisco i miei beni, li metto in una giurisdizione competente per quel trust, quindi abbiamo diversi trust, quello leggersi, quello autodichiarato, e lì c'è una giurisdizione e quella giurisdizione va applicata. Quindi è come se fosse quello che è un ente extraterritoriale, non si sottostà alle leggi italiane, ma sottostà alle leggi della tipologia di trust che io faccio. Uno di quello più famoso è il Jersey, che c'è addirittura un'isola, cioè c'è un'isola che si chiama Jersey, in America c'è il New Jersey, dove lì c'è quella legislazione e praticamente quella è la regolamentazione per quanto riguarda le, le, i beni. Quando io metto i miei beni in trust, i, i beni non sono più miei, sono del trust. E infatti il trust ha tre figure. Disponente, amministratore, beneficiario. Di solito io la racconto con la storia di Robin Hood perché? Perché spiega perfettamente e si chiama informazione predittiva. Cioè, cos'è l'informazione predittiva? È quella che il sistema ci fornisce per fare in modo che noi inconsciamente accettiamo e diamo il consenso alle modalità sistemiche. Dice sì, ma c'è bisogno di fare tutta questa storia. Ah, sì, durante la giornata vi renderete conto quanto hanno necessità e bisogno di avere il nostro consenso. Per tutto, infatti, abbiamo anche autografato e firmato le sospensioni. No, ci siamo anche autosospesi. Dice: Sì, ma io ho ricevuto solo la PEC. Gli hai risposto: No, silenzio e assenso. È come se l'avessi firmata, attenzione. Quindi la spiego con la storia di Robin Hood perché Riccardo Guardi Leone. Bonifacio VIII, però un po' diverso, perché Riccardo Guardileone la terra ce l'aveva in quanto re, no? Mentre Bonifacio VIII si dichiara, e questa è una sottolineatura che mi piace, che, su cui puntare finalmente gli occhi, si dichiara uomo vivo. Bonifacio VIII cosa dice? Io sono Dio in terra, questa è la una santa meclesia, io sono Dio in terra e se sono Dio in terra la terra è mia. Ma se la terra è mia è mio tutto quello che c'è sopra, ecco perché la proprietà privata diceva Francesco non è poi così importante. Perché non ce l'ha nessuno la proprietà. Perché è stata veramente privata, non nel senso che privatistica, privata proprio. E la terza cosa che afferma è che tutti gli uomini sono morti nel diluvio universale. L'unico con i piedi all'asciutto sull'arca, quindi sulla nave Vorrei ricordarvi che le, in chiesa si entra nella navata. Nelle navate, buongiorno, ben arrivati, come state? Eh, vi vedo, eh, vi conosco, eh. <ride> Quindi, sui piedi, con i piedi all'asciutto, era Noè. E lui, in quanto discendente di Noè, è l'unico vivo sulla terra. Avete capito da dove parla Bonifacio? Parla dalla posizione in cui io al facente funzione e dico: Mi vedi? Io sono viva, da quella posizione lì. Perché il vivo è quello che in piedi, e quindi non è più, non è un animale a quattro zampe, è in piedi, retto, e dritto, è quello che. Poggia i piedi sulla terraferma e è qui che c'è questa <ride> affermazione so dalle acque. Ok, stiamo parlando di giurisdizioni, la giurisdizione della terraferma e la giurisdizione del mare, Bonifacio. Che ha fatto? Ha applicato la legge dell'ammiragliato che non è sua legge, la legge dell'ammiragliato viene dai romani Mare nostrum. Saliamo, da dove viene? Dai Fenici? Ah, è più probabile. Vi ricordo che l'Italia è una colonia fenicia, c'è Venezia, c'è Gaeta qui, cioè ci sono diverse di città Fenice, eh? anche in Sicilia ce ne stanno. Ma questi Fenici erano loro? Allora, ora ultimamente questa affermazione io ogni tanto la butto là, ma perché? Perché di verità da, da raccontare. Non ce n'è una, o due, ci sono tante, ma tantissime. Quindi, quando io dico, da dove mi dicono da dove? Ma, no, ma, sì, ma da dove viene? Eh, beh, vengono con le astronavi, no? Astronave. Quindi verranno dal diritto del mare se non si chiamavano navi, o no? Lo so che tocca un argomento che non è prettamente, ma preparatevi, dovete essere preparati. Dobbiamo essere preparati. Perché quando la verità viene fuori, combussola. Quindi veramente noi, che cosa siamo chiamati a fare in questo momento? A essere fari, essere proprio i fari sullo scoglio. Quando la gente tornerà dal mare che non sa di che stiamo a parlare, saremo noi che dovremo semplicemente dare un supporto. Quindi non possiamo essere smossi da notizie che non sappiamo. E mi hanno detto, ma tanto la gente non ci crede, non importa lo sai però ti è arrivato nell'orecchio capitanarlo. <ride> capitanarlo fantastico quindi tante delle informazioni ci servono per essere pronti quando ci si ma davvero Ah, però io lo sapevo la mente quando, quando sappiamo delle cose oppure le abbiamo solo anche sentite dire la mente è già pronta ad accettarle Ecco gli ultimi due anni. Adesso noi siamo, secondo loro, pronti ad accettare l'era le, delle pandemie. Ce n'è stata una, adesso ce ne sono state tutte. Sì, ma il, il panico per loro è avvenuto non solo perché questo popolo di autodeterminati è l'unica cosa che gli può far paura, eh. perché il popolo che non sa di che essere uomo vivo. Per loro è il pane quotidiano. Questo popolo di autodeterminati non è la loro unica problematica, perché il popolo di autodeterminati in realtà è anche alla ricerca di chi è, quindi spiritualmente si porta avanti. E questo, visto che, come dicevo prima, sì, volete sapere quella materiale o quella energetica, no? Di situazione, perché loro la conoscono benissimo, la parte energetica. Anzi, loro lavorano con la parte energetica. Davvero? Così sì. Allora è bene che noi sappiamo anche delle cose che ci rendono già pronti. Quando hanno tirato fuori il vaiolo delle scimmie, che la gente non se l'ha affilati. Oh, come è arrivato è sparito? Vi avete, avete fatto caso? Non... Non è successo niente. Perché? Perché la gente non gli ha dato il consenso. E siccome siamo tanti ormai svegli, questo ha provocato immediatamente la chiusura della situazione. Perché mi hanno detto: Siamo, eh, ma questi li seguono ancora? Il 70% li segue. 70%? Attenzione, vuol dire che il 30% non li segue più, il 30% non è la massa critica. È miliardi di volte la massa critica. Cos'è la massa critica? È quella quantità di consapevolezza necessaria perché le cose cambino. E mi sembra di vedere che le cose stanno cambiando. Mi sembra di vedere molto interessante quello che stiamo vedendo adesso. Ci abbiamo adesso anche, lo dicevo prima, e già ve la do come informazione perché poi verrà passata su tutte le terre c'è un'assicurazione che si è messa a nostra disposizione da uomini vivi. Sistema bancario, interbancario e assicurativo, eh? tutto uno. Eh? Vuol dire che abbiamo, no, ci hanno aperto la porta, attenzione, abbiamo aperto il varco. Perché se entriamo da, dalla parte delle assicurazioni, non è che loro ci stanno a fare favore, attenzione, non ci faranno mai favori. Vuol dire che non possono fare altrimenti. Perché sennò avrebbero fatto come hanno fatto negli ultimi anni. Che mi hai detto qualcosa? Boh, capite? Fanno, avrebbero continuato a far finta di niente. Se avessero avuto ragione avrebbero anche potuto levarci di torno subito, no? Bastava una confutazione. Ti cioè, do le prove che non è vero di quello, quello che dici e siamo pace. Come mai dopo tutto questo tempo non c'è ancora un qualcuno che risponde dicendo basta eh non possono perché è vero è verissimo quindi torniamo a Bonifacio torniamo a Robin Hood quindi il re Giovanni eh, eh, Riccardo Cuor di Leone quindi il coraggioso parte per le crociate e la sua terra la mette dentro questo istituto giuridico che tra l'altro lui crea, 1189. Il trust nasce con Riccardo Guardileone. E guardate un po', ripeto, abbiamo un film di Robin Hood che ci spiega come funziona l'istituto giuridico che alla nostra nascita ci rende merce. Riccardo parte e qui c'è Bonifacio nella sua posizione c'è Bonifacio VIII ci mettiamo Bonifacio VIII e nei, ai giorni nostri 1934 ci mettiamo la Italy Republic of che al, al tempo era il regno d'Italia ci entriamo spudoradamente perché la proprietà di questo perché? Perché lo fanno alla luce del giorno eh? tutto questo il proprietario della, eh, de della... Company dell'azienda Regno d'Italia è il MEF, Ministero di Economia e Finanze. Quindi non è che hanno nascosto niente, hanno fatto proprio chiaro. C'è una gazzetta ufficiale che dice che l'Italia entra lì. Ci sono i, i, il Times che, che fa articoli no, sugli investimenti italiani nel 1948, nel 1945. È chiaro: entra attraverso la firma del ministro del tesoro Jung. Al tempo quindi e attraverso il dicastero delle corporazioni, quindi tutto chiaramente lu luminoso. Cosa ci mette? Riccardo ci mette la terra. Bonifacio che ci mette dentro il trust? La terra. Eh, Ma diciamo anche gli uomini. Humus, terra. Noi siamo terra. Terra siamo e terra torniamo, giusto? Cosa ci mette la Italy Republic of? La terra. Perché? Perché... In è quello il valore. La terra uguale vita. Quello è il valore vero. Basta che vi guardate intorno, siamo in una terra meravigliosa. E poi, ecco qua che Riccardo partendo, però, cosa fa? Lascia al fratello Giovanni, senza terra, gli lascia che cosa? L'amministrazione dei suoi beni. Infatti lui cosa fa? Un casino, aumenta le tasse. Perché? Perché l'amministratore del trust è la figura più importante, il trustee amministra, però è anche quello che va per le peste se non si comporta per bene, giusto? Perché? Perché deve seguire la regolamentazione del trust. Bonifacio, siamo agli infanti di Spagna, nel trust di Bonifacio gli amministratori sono gli infanti di Spagna. Perché gli infanti di Spagna, le caravelle, Colombo, siamo nel 1400, eh, a metà del 1400, sono loro che gli hanno dato le caravelle, no? Cosa succede quando io istituisco un trust? Qualsiasi cosa, compero, com da lì in poi, entra direttamente in trust. Non c'è bisogno di fare niente, ok? Di nuovo. Quindi ecco perché gli amministratori dovevano essere quelli che hanno dato le barche a Colombo, perché in quel momento quando Colombo ha scoperto l'America, per l'Istituto del Trust, l'America è entrata in trust, perché non è vero che non si sapeva che l'America era già stata scoperta, eh? l'America era stata scoperta prima, però non era mai stato comunicato come scoperta, quindi non risultava essere una terra delle terre di cui Bonifacio si appropriava. Nel 1934 la Italy Republic of doveva istituire il suo amministratore e eccoci qua al 46 dove gli italiani con plebiscito decidono che l'Italia è una repubblica non è vero l'Italia non è mai diventata una repubblica perché ha vinto la monarchia e poi ve lo dimostro perché è vero questa cosa anche perché vi ricordo che Bravissimo, però diciamo che ha vinto la, mon la monarchia. però oggi risulta che ha vinto la Repubblica. Ok, cosa è successo in quel momento storico? È successo che si è istituito un altro trust che è, si chiama Bailment francese. Non più Jersey, ok, in anglosassone in francese. Chi era il disponente di quel trust? Intanto era il re che cedeva. Il territorio italiano perché? Perché era d'accordo non essere eletto. Lo sapeva che, non era, stato eletto, che era stato eletto, ma era d'accordo non essere eletto. Ha depositato il territorio italiano dentro questo deposito di bailment, che non è più nemmeno che un trust, mette a disponente il presidente della Repubblica, mette ad amministratore il presidente del Consiglio, mette a beneficio il Ministero di Economia e Finanze. Attenzione! Avete capito perché Conte poteva fare come gli pareva durante questo periodo? Perché era amministratore, era trasti, come Giovanni Senza Terra ha fatto come gli pareva, lui poteva fare come gli pareva. Perché il governo non si è mosso di un centimetro e abbiamo gestito una panfantasia, perdonatemi, con dei DPCM, che sono degli atti amministrativi. Oh, scherziamo, condominio perché in quel momento era in funzione un istituto giuridico superiore, era in funzione l'atto primigenio dell'istituzione della Repubblica italiana. E l'amministratore, ve lo ricordate chi era in televisione? O era Conte da solo, o era lui il Presidente della Repubblica, disponente e amministratore. Il governo non ha potuto di... Oh! Parte che non l'avrebbe mai potuto dire perché al consiglio d'amministrazione della Italy Republic of Silenzio, ok? E anche lì si è fatto in modo di tirare fuori dalla mischia quelli che dissentivano in qualche modo e facevano vedere che, che è quelli che secondo le previsioni, non tanto previsioni, vinceranno le elezioni. La Meloni se le fanno le elezioni, ora vediamo se le fanno le elezioni. Attenzione, nel frattempo il re si è preso una bella rendita e vive di rendita, esiliato in Svizzera, giusto? Mm. Ok, l'istituto di questo bailment diventa l'amministratore col nome Repubblica Italiana con la V della Italy Republic of. E ecco qua che la seconda figura viene creata. Chi è il beneficiario di, di Robin Hood della storia di Robin Hood? Di... È lei di Marian. È lei che se lo zio non torna, sarà l'erede delle terre, giusto? E infatti Giovanni cerca di sposarsela. Perché? Perché è lei che diventerà regina. Lui no, lui è solo lì ad amministrare. E infatti, come finisce? La storia di Robin Hood, intanto chi è Robin Hood? È la quarta figura del trust che si chiama custode. È il custode, è colui che non, non viene eh, diciamo, istituito dal, dal disponente, ma viene istituito dal beneficiario per fare cosa? Per controllare che l'amministratore faccia le cose per bene, nel momento in cui il disponente non c'è. E guarda un po', Robin Hood fa proprio questo. Controlla che eh, Giovanni non leda le proprietà di Riccardo né tantomeno il beneficio di Lady Merie. Quando torna Riccardo, cosa fa? Si riprende le terre, si riprende il beneficio perché cosa fa il trust nella giurisdizione diciamo terrestre? <ride> cosa fa? Separa. Il disponente dal beneficiario, è questo che rende il trust un istituto funzionale a mettere i nostri beni in qualche modo in protezione, no? Perché io non sono il beneficiario, cioè io dispongo ma non beneficio, se beneficio non dispongo, ok? Quindi c'è una separazione tra il beneficiario e il disponente. Quando ritorna Riccardo si riprende il beneficio. Il trust in quel momento preciso cade, perché non c'è più bisogno, e infatti poi lì dà in matrimonio no? Lady Marian al custode, che se l'è guadagnato alla grande. Nel trust di Bonifacio VIII, chi so i beneficiari, vengono istituiti con la terza bolla papale, 1481, guardate un po', finisce esattamente qualche anno prima della scoperta dell'America, sono i nobili. E qui potete fare dei collegamenti, no? Perché durante, abbiamo studiato la storia, papato impero, guelfi e ghibellini, sempre sta guerra, ma perché devono fare la guerra? Perché le terre erano di Bonifacio, le terre erano della Curia. Quindi i veri proprietari erano sempre i vescovi che stavano lì vicino al re. Il re non era proprietario in realtà, beneficiava delle terre, ma doveva poi pagare no? la, la decima diciamo così questo è un punto che secondo me va analizzato un attimo bonifacio ottavo 1302 ultima bolla 1481 sono passati 180 anni bonifacio con e nicolò non si sono mai Conosciuti mai, mai visti, mai parlati, mai messi a tavolino per dire: Fiamo un po' di casino, dai, famo questa cosa, schiavizziamoli. Non si sono mai parlati. Allora la mia domanda è: se non si sono mai parlati, o ci avevano una connessione spirituale che gli diceva quello che dovevano fare, oppure loro hanno seguito un piano hanno eseguito degli ordini, esattamente hanno fatto quello che dovevano fare nel momento in cui lo andava fatto, allora non erano loro le capocce, allora loro erano esecutori, allora c'è qualcuno un po' più su, ci arriviamo di logica, eh? c'è qualcuno un po' più su che dice come vanno fatte le cose, ah ok, e chi è? C'è corna, dici c'è corna. C'è le corna, i denti, c'è un sacco di cose. Allora ecco perché dico che dobbiamo essere pronti. No? Perché voglio dire, lasciamo perdere il complottismo, no? proprio di logica, di ragionamento, perché siamo in grado no, di fare due più due Qui non si parla di si parla di, di capire. Così come nel 1934 l'Italia entra, fa la sua amministrazione. Il beneficiario di chi è? Oh attenzione! Qui arriviamo a noi. Cosa fa mia mamma quando so, sono nata? Prende, no, me lo lascia a casa. Va in comune all'amministrazione del trust e gli va a dire: C'ho un pezzetto di terra. Zolla di terra. Quindi sta in giurisdizione della terra naturale giurisdizione naturale non è una cosa così strana eh? ma quando mia madre mi scrive dentro la Italy Republic of attraverso l'amministratore che fa le carte non sono in legge naturale perché la Italy Republic of è dentro la secca americana quando io apro un'azienda e la apro in Francia nella camera di commercio francese io devo seguire le emanazioni della Camera di Commercio Francese. Se lei vige la civil law, come in Italia, io devo seguire quello che dice la civil law francese. Così che se io lo faccio in Inghilterra, devo seguire a quel punto la Common law. Perché? Perché mi sto iscrivendo in quella giurisdizione. Quando l'Italia si iscrive in America, segue quella giurisdizione lì. Dentro la SEC vige UCC. Uniform Commercial Code, il commercio uniforme, il codice del commercio uniforme. Da dove viene questo codice? Dalla Commolo, quella che si è creata, quindi dalla legge comune che si è creata, la consuetudine che si è creata durante tutto il periodo del commercio, quindi bolle papale comprese, quella che Bonifacio VIII ha fatto applicare, che nel mare si chiama... Legge dell'ammiragliato. Quindi qui, lì quella è la legge del commercio. UCC ce lo dice. Uniform commercial code. Codice del commercio uniforme. Stop. Quindi sta in giurisdizione del mare, marittima. Quando io porto mio figlio al, all'anagrafe e lo iscrivo in una giurisdizione del mare, ecco perché l'ho disperso nelle acque. L'ho disperso in quella giurisdizione perché l'uomo vivo nella giurisdizione delle merci ci può stare? No. Ecco perché viene disperso. Perché in quella giurisdizione non esiste l'uomo. E infatti, per trasportare gli schiavi dal Sud, dal Sud Africa al Sud America, li hanno chiamati esseri umani, non uomini. Diventano esseri che sembrano umani E sono esattamente quelli di cui parla la convenzione dell'AIA esseri umani. L'uomo non può essere schiavizzato, eh? in nessuna giurisdizione, nessuna, perché? Perché l'uomo è prima della legge, siete d'accordo? No prima della legge, nel senso faccio come mi pare. È l'uomo che fa, ha scritto la legge quindi, non può, può aver scritto che si schiavizza, non lo può aver scritto così come è pre, da, prima dello Stato, perché è l'uomo che ha deciso di utilizzare quella forma di aggregazione. O no? Si chiama, l'uomo è pre-giuridico e prestatale, vivo. Quando io però lo disperdo in una giurisdizione che non è la sua, non è la terraferma, è il mare, quell'uomo rimane disperso nelle acque, ecco perché si dice così, ecco perché si dice torno dalle acque. Cioè, torno da quella giurisdizione dove mi hanno buttato, perché l'uomo, essendo terra, la terra non galleggia, va giù. Quindi cosa succede? Succede semplicemente che entra in funzione il codice civile. 1954 il codice civile è un decreto regio, ma nel 1954 non c'era più la monarchia, eppure non decreto reggio il TULPS famosissimo Tulps, testo unico di pubblica sicurezza, è del 1934, dove dice esattamente, il Tulps dice come devi essere, deve essere il documento, che ci deve essere scritto, la fotografia, cioè quello che il poliziotto quando ti prende la carta d'identità, guarda che ci siano tutte le cose che dice il Tulps, è del 1934. E spiega precisamente come va catalogata la merce. Perché? Perché il codice civile italiano dice che nel caso di dispersione nelle acque, che è proprio esattamente il nostro caso, se entro dieci anni non si torna dalle acque, si viene dichiarati morti in mare. Attenzione però, nelle acque si dichiarano morti presunti sempre presunti in mare. Perché? Perché come Robinson Crusoe potrei tornare, magari sono stato disperso su un'isola, rientro e dimostro, eh, lì dovrei dimostrare che sono io, eh, attenzione. Eh. Sì, ve lo dico, lì dovrei, dovrei dimostrare di essere io. Ecco perché in qualche modo noi non abbiamo come uomini vivi bisogno di documenti, ma dobbiamo dimostrare di essere noi quando torniamo. Buongiorno. Ben arrivati, allora cosa succede quando mia madre arriva e dà il pezzettino della zolla? Quel pezzettino di zolla è terra, la terra è il valore. Siete d'accordo che se non ci fosse la terra non ci sarebbero gli uomini? Siete d'accordo che se non ci fosse la terra non ci sarebbero gli animali, non ci sarebbero le piante, non ci sarebbe vita? Allora terra uguale, vita. Quindi quella vita ha un valore inestimabile, perché non ha un valore, è il valore. Qual è la differenza tra un valore e il valore? Sembra che sia uguale, no? Un valore, il valore non è uguale. Il valore è il valore. Quant'è? È il valore. Non c'è una delimitazione. Se io dico un valore... Vuol dire che io ti ho dato un valore, un prezzo. Sapete cosa succede quando c'è un prezzo, vero? Ti posso comprare o vendere. È lì che io posso esiste la compra-vendita. Quando io do il valore, porto un valore. Di solito, quando vendo qualcosa, sono io venditore che faccio il prezzo o no? Magari posso contrattare col compratore, però parto io col prezzo. Ecco, la Italy Republic of dovrebbe essere il compratore di questo valore e invece stabilisce lei il prezzo. Quanto costa sta pezzettino di terra arrivato il 22 luglio 1972? 2 milioni e mezzo di dollari. Come l'hanno fatto sto conto? Il territorio italiano diviso i suoi cittadini. 2 milioni e mezzo di dollari. Ah però mica male, non avevamo dei debiti noi appena nati. Questo è un credito, attenzione. Intanto è un credito senza la mia accettazione, perché senza saperlo mia madre firma, mio padre firma e quindi dà il consenso a questo. Cosa succede però? Io sono già dispersa nelle acque, sono già al... A, il codice fiscale mi arriva dopo tre giorni. Cos'è il codice fiscale? Cosa regolamenta la fiscalità? Le merci. Basta prendere, e qui vi prego di andare anche a toccare voi con mano, basta prendere il codice fiscale che oggi si chiama tessera sanitaria e guarda caso, tessera sanitaria. Salute e economia diventano una cosa sola. Sì, vabbè, ma tranquillizziamoci, no? C ha, c'è il chip, c'è il codice barre, tutto lì tranquilli. Basta però prenderla, girarla. C'è un bel numero lungo, 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 lungo sotto. Vi prego di andare su internet e digitare cos'è il numero che sta sotto il codice fiscale. Quello lungo. Vedrete che vi apparirà una bella immagine che spiega con le freccette esattamente cos'è. Quello è il numero di quello, quello è il numero di quello. I primi quattro numeri troverete che sono il codice IATA delle merci americane scusate che ci sta a fare il codice delle merci americane sul mio codice fiscale che sarebbe il documento principe di tutta la mia documentazione della Italy Republic of perché posso non avere la carta entità ma il codice fiscale me l'hanno già dato subito appena nata chi me lo dà? il ministero degli interni attraverso cosa la registrazione che parte dall'anagrafe passa alla procura, dalla procura al Ministero degli Interni, dal Ministero degli Interni al Ministero del Tesoro. E di nuovo c'è il MEF in mezzo. Cosa fa il MEF? Crea il titolo. E poi lo passa alla Intesa San Paolo o a Unicredit. Perché a questi due istituti bancari hanno un altro? Perché se andate a guardare la compagine sociale della, della Banca d'Italia, vi rendete conto che le prime due azioniste di maggioranza sono Unicredit e Intesa San Paolo, c'hanno il 51%. Quindi, scusate, non erano enti privati le banche? Quindi la Banca d'Italia è privata, siete d'accordo? Due più due. Eh. Come no? Se, eh, se, noi, se noi esseri umani siamo degli asset quindi siamo valore per fare emetter, mettere i titoli allo Stato, diciamo, eh, tutto il discorso della, del, del depopolamento, per dire, cioè il no? sì, questo però te lo, ti, se mi dai tempo ti rispondo con OPPT. Il problema è OPPT. Il casino che stiamo vivendo è perché loro dal 2013 hanno perso tutti gli asset. Perché gli sono stati pignorati tutti. OPPT cosa ha fatto? Ha pignorato tutti i beni delle corporazioni. Quali sono i beni delle corporazioni? Sì, sono la ferrovia, eh, il palazzo, ma siamo noi i beni delle corporazioni. Tanto che attraverso Intesa San Paolo e Unicredit, dove vanno a finire questi titoli? Vanno a finire in fondi mondiali che si chiamano BlackRock, Vanguard allora lì dentro ci sono i nostri titoli con quelli che ci fanno volete sapere che ci fanno? facile andatevi a guardare chi sono le sei multinazionali più potenti al mondo che gestiscono a cascata con, con aziende offshore oppure direttamente senza nessun problema tutte le aziende mondiali quelle di una certa rilevanza perché quelle di una certa rilevanza? perché il resto gli interessa fino a un certo punto, a meno che non arrivi a un certo livello di fatturato, allora lì gli interessi e di solito te puntano, fanno in modo che tu fallisci e ti acquisiscono. No, così va, fa, funziona così, eh. ma se andiamo a guardare le sei grandi multinazionali, di cui io ve ne nomino tre, va bene? Me ne nomino tre. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, e la Nestlé allora passo un attimo dalla parte del popolo ignaro cosa dice il popolo no la Pepsi Cola no mi piace la Coca Cola no la Coca Cola no la Pepsi Cola no mi piace la Nestlé mi piace l'estate non si rende conto che sta comprando sempre dalle multinazionali però non importa c'è competizione si vede no la Coca-Cola e la Pepsi-Cola. Chi pia la Coca-Cola non prende la Pepsi-Cola. C'è competizione. Adesso andiamo dentro le compagini sociali di tutte e sei e ci accorgiamo che le prime tre azioniste di tutte e sei sono Vanguard e BlackRock. Scusate, ma se dentro Vanguard e BlackRock c'è il mio titolo alla nascita, di chi è la Coca-Cola? È la mia. Ah, interessante, allora già vediamo che il valore di acquisto di tutto il pianeta dipende dagli uomini. Ma qui c'è anche un gap, attenzione, perché noi non siamo solo materia, siamo anche spirito. Quindi il nostro valore è energia. In ogni forma che può essere il soldo, può essere il sole, può essere qualsiasi cosa. Energia. Queste grandi multinazionali, se andiamo a guardare... C'hanno dentro tutto il comparto farmaceutico e tutto il comparto bellico. Una delle società più conosciute al mondo è la beretta, italianissima. La beretta produce, è la produttrice top numero uno, le mini antiuomo. Lo sapete come le consegna tra l'Italia le mini antiuomo? dentro le bambole e dentro i palloni da calcio. Se la mia energia è andata dentro le società che producono le mini anti-uomo, per le leggi universali, dovinate di chi ha quell'energia? Pensate che non lo sa? Le leggi universali non lo sanno? Attenzione, questo ci mette a noi in disonore davanti alle leggi universali. Cioè, facciamo un attimo 2 più 2. Capite quanto è complessa la situazione? Capite quanto è serpeggiante, ok? Per fare in modo che noi, anche volendoci comportare eticamente, a livello energetico, non lo facciamo. Perché loro ci carpiscono il consenso ogni momento l'avete vista la storia di Robin Hood? Vi è piaciuto Robin Hood? Vi fanno i cartoni animati? Bene, avete dato il consenso al trust. Ci crediamo? Che giorno è il primo maggio? La festa del... A parte la l'abor fatica, ok? La festa del faticatore e va bene. Ma lo sapete cosa è successo il primo di maggio del 1776? Guarda caso qualche mese prima della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, che era una botta energetica alla fine della schiavitù, Baviera, Germania, la creazione degli illuminati. Quando noi il primo maggio festeggiamo la festa del lavoratore, stiamo pure a casa. Ringraziamo pure che abbiamo questo bel giorno di festa. Sapete cosa stiamo festeggiando? La festa degli illuminati. Questa è la quantità di consenso che noi gli diamo senza saperlo, come Natale. Sapete, non Natale. Natale, perché Natale? È il 25 dicembre. Natale è il 25 dicembre perché è una data convenzionale. Non è vero che è nato il 25 dicembre. In quel periodo, perché è stato messo in quel periodo? Perché il 21 di dicembre è il sostizio d'inverno è quel punto preciso della nostra volta celeste, detta la volta giù per le scale, dice al Minono, che il Sole arriva al massimo della sua corsa, si ferma in cielo tre giorni precisi, si chiama Sol Invictus, tre giorni precisi, e il 25 dicembre riparte la sua corsa verso il solstizio d'estate. Finisce l'anno solare il 25 dicembre e inizia il nuovo anno dentro la secca americana il rinnovo dei nostri bond avviene proprio il 25 dicembre e come fanno ad avere il consenso nostro per fare una cosa del genere? facile di che forma è l'albero? che si festeggia sotto l'albero? il presepe il Natale vuol dire nascita quando io dico do i natali, la, la Molise ha dato i natali a tanta meravigliosa gente. Sto dicendo che ha dato la nascita. E infatti, sotto l'albero c'è il presepe. Ha da dato il consenso al rinnovo annuale del bond. Festeggiando una festa di qualcuno che non è una festa di nessuno, ma è semplicemente l'alzare il calice e dire: Che bello. È la festa più diffusa sul pianeta, eh? Questo è il consenso che ci viene chiesto continuamente. E sapete quanti contratti abbiamo fatto? Cominciamo con quello di matrimonio. matrimonio. Facciamo matrimonio-patrimonio. Con che si fa il matrimonio? Col patrimonio. E col patronimico. Attenzione. E continuo. Quando noi andiamo dentro, oggi mi dicono, qualcuno mi dice: sì, ma come facciamo? Se facciamo i documenti, come facciamo con l'ASL? La, Azienda. Oh, c'è scritto. Azienda Sanitaria Locale. Non c'è scritto come un po' di tempo fa. Unità Sanitaria Locale. Era l'SSN, Servizio Sanitario Nazionale. Oggi è Azienda Sanitaria Nazionale. Vogliamo ancora vederne un'altra? La scuola. Infatti sono state due, le due categorie più ammazzate, no? Perché sono direttamente aziende, non ci gridiamo? Beh, intanto c'è il bilancio adesso la scuola. E poi non ci abbiamo più il preside, caro, carissimo preside, abbiamo il dirigente scolastico. Ma lo vogliamo vedere? Quando io vado lì io gli do il consenso. E loro esistono solo per il consenso, perché loro sono così bravi, a ah, loro noi dopo vi spieghiamo questa differenza, eh. sono così bravi perché conoscono le leggi universali e lo sanno benissimo che se gli manca il consenso non hanno più l'energia necessaria per continuare a fare quello che stanno facendo, o meglio che stavano facendo. Quante, quanta energia gli serve? Ah, perché siamo quattro gatti, siamo pochi. Quanti saremo mai in Italia? Mi dicono? Che ne so io, mica mi metto lì a contarli. Eh, ma tanto saremo. Quanti vuoi che siamo? Intanto vi do una informazione Fino a un po' di giorni fa, i mainstream che non ne, ne dir, parleranno mai di questa cosa, a meno che se ne vedete parlare vuol dire che è cambiato tutto? Perché prima o poi ne parleranno. Ci dicevano che. Soltanto un milione e mezzo di italiani non si era vaccinato. Soltanto un milione e mezzo di italiani hanno sbagliato, deno zero. Sono 15 milioni su 55 milioni. Attenzione, non è la stessa cosa che non hanno proprio fatto vaccini. Poi abbiamo tutti quelli che l'hanno fatti. La prima dose, la seconda, obbligatoriamente perché dovevano lavorare, giusto? Ma ci sono anche quelli che hanno messo il tampone nel naso di quell'altro e si sono presi il Covid per forza. Perché c'è anche questo. Avete fatto bene se l'avete fatto, avete fatto benissimo. Vi siete salvaguardati. Bravi. È vero. C'è cioè, cioè, gente che ha fatto pure lo sputo, <ride> ma hanno raccontato. No, e <ride> eh, lo vedi che l'hanno fatto? No, allora ah. ah, era passato. Col coton fioc. C'ha capito che c'era? C'era tutto un sommerso di gente che andava in giro col coton fioc. Bravi, quindi vuol dire che sono tanti, eh? Cioè, capite? Hanno congelato la saliva. quasi mai potesse servire domani. Oh, me l'hanno detto! eh! Sì, no, ma me l'hanno detto sul serio, non sto dicendo che... Cioè, io dico... Però così la gente si è salvata, cioè nel senso, si è presa il Covid, si è presa il Green Pass col Covid e poi co prendendo il Covid e in qualche modo ha salvato la sua integrità, perché? Perché? Eh, cioè, attenzione, non ne voglio parlare di questo, non voglio parlare di questo, però... Una cosa ve la voglio dire: l'uomo originale è DNA puro, è autoctono. La dimostrazione che io sono uomo vivo lo dà il mio sangue, perché se sono vivo mi, mi scorre il sangue, se no non mi scorre, e la mia genetica, le mie stirpi, le ascendenze. Ok? Quindi. Nel momento in cui si modifica il DNA cioè, ci, cominciano, ci, cominciano altri tipi di problemi. E ecco qua che ti ho risposto. Quando io perdo tutti i bond sugli uomini, come faccio adesso a a questi uomini e devono venire da soli? Ti pongo una privacy o un consenso per fare in modo che il tuo DNA venga cambiato? Tu. Se io ti inietto qualcosa di brevettato, tu sei di mia, di mia proprietà. E non lo dice Barbara, lo dice una sentenza del 2013 americana. Attenzione, c'è una differenza sostanziale tra... Sono psicopatici, psicopatici. Ci sono differenze tra la legge italiana e la common law, quindi la civil law. E la commollò, quello che noi chiamiamo diritto positivo in positivo, perché ci mancava la parola è positivo in positivo, ok? Perché? Perché in Italia c'è la pena, giusto? Hai fatto un reato, c'è la pena imposta mentre in America funziona un po' diverso. Intanto non c'è una pena, c'è un rimedio Cioè si lavora in un altro modo. Cioè, hai fatto questo rimedia. Prima della galera c'è il rimedio, ok? In certi tipi di, chiaramente, reati, no? Però c'è il rimedio. E la differenza sostanziale tra la legislazione italiana e quella americana, o comunque il civil law e il common law, è che in giurisdizione civil law, la consuetudine, cioè la giurisprudenza, la fanno soltanto due istituzioni, 2-3, Consiglio di Stato, vabbè, la corte costituzionale e la corte d'assise d'appello che vuol dire che se queste due corti ah quella d'assise d'appello è una corte popolare c'è tanto di giuria eh. se queste due corti fanno una sentenza quella è giurisprudenza nel senso che vale come legge è legge quindi se io mi rifaccio giudice mi rifaccio a quelle leggi lì le prendo, a, quelle, a quelle sentenze lì le sono come se io prendessi una legge Mentre tutto quello che è sotto, quindi la Cassazione, la Corte d'Appello, con, con sezioni unite però, e di solito non lo fanno a sezioni unite, quando c'è un conflitto di giurisprudenza, un conflitto di giurisprudenza perché? perché la Cassazione si esprime nella forma, ok? per la forma, non per il caso in sé per sé. Quindi quando è un caso in terzo grado... Va in uh, Cassazione, vuol dire che stanno controllando se tutto il processo è stato fatto per bene. Mi dai conferma? Perfetto, quindi per farlo diventare allora lì è chiaro. Ma se no, normalmente non fa giurisprudenza. In America non succede così. Nella Common Law funziona tutto al contrario, siccome sono tutti corti con gli, tanto di giurati e sono tutte giurie popolari. Allora ecco che ogni sentenza, non essendo un giudice che interpreta. Certo dentro certi canoni, ma è il giudice che interpreta. È una giuria unanime che fa un verdetto. Che vuol dire? Vuol dire che se sto in 12, come è obbligatorio che sia, se sono in 12 e 11 sono d'accordo e uno no, la sentenza non può essere messa. Finché tutte e 12 non la pensano uguale. Capite che ci passano i giorni, eh? Ok. E quindi quello diventa una sentenza perché? Perché si è raggiunta col popolo. Quanti ci servono per fare un popolo? Tre. Guardate qua, sempre tre. Tre, quindi sono dodici, sono quattro volte un popolo. Ecco perché è già giurisprudenza. Quando in Italia arriva il giudice che, nel suo sprazzo di coscienza, riammette qualcuno al lavoro. Quello non può essere usato da qualcun altro come sentenza. Quindi è che guardate come fanno a portare l'informazione, l'informazione, diciamo la PNL. Guardate, il giudice è riammesso, wow! Non è vero, non è successo niente. C'è un uomo facente funzione giudice che ha avuto un attimo di lucidità. E ha applicato quelle che dovrebbero essere le, le leggi la costituzione e via discorrendo le leggi costituzionali giù le leggi di, di GL, eccetera, eccetera, che dovrebbero regolamentare la, la normalità, attenzione nella costituzione italiana. Il primo articolo dice la, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Allora, perché ce l'hanno levato? Perché non è un diritto, è un privilegio. Perché la Italy Republic of, attraverso la sua amministrazione pubblica, cosa ha fatto? Ha fatto un regolamento interno, che vi ricordo nessun popolo nel 1948 ha mai ratificato. A prescindere che ha vinto l'uno o l'altro, la Costituzione italiana non è mai stata ratificata dal popolo italiano mai è stato, fatto, è stato fatto un plebiscito ma non è stato fatto un referendum mai infatti è un regolamento interno non gli serviva di fare un referendum non ci crediamo è eh certo è la compagine sociale e l'amministrazione lo diceva bene un certo Andreotti l'uomo con la scatola nera in un'intervista negli anni Ottanta con un giornalista che poi l'ha portata ma ha esattamente la, la, fatto quello che aveva detto Andreotti, lui porta questa intervista. Andreotti gli dice: Gli italiani pensano che noi durante lo spoglio delle elezioni stiamo lì a aspettare i risultati. Noi non ce ne può fregare di meno dei risultati, anche perché tanto chi vince, vince. Il tavolo è uno, ma se gli italiani sapessero che se non va a votare il 60% noi saremmo tutti commissariati e quindi mai più nessuno di noi potrebbe essere eletto perché sappiate che se scende sotto il 40% in nazionale c'è la legge marziale allora lì sì che le, noi saremmo preoccupati il giornalista gli disse ma perché me lo dice? Io adesso lo porterò fuori e io che ti crede? Non ti crederà nessuno. E infatti, non avendo le prove vere, cioè nel senso non c'è stata una ripresa mentre lo diceva, era solo un'intervista scritta, è caduta nel complottismo. Nel complottismo. E allora arriviamo ai giorni nostri, scusate, a queste elezioni che già hanno Chiaro che non avranno il 40% dell'affluenza. Perché? Perché se guardate le ultime amministrative, che sono il, la cartina al tornasole per le nazionali, il 35% è andato a votare. Allora adesso vi faccio vedere come si riorganizza il sistema. Dice cacchio, fermi tutti. alle politiche nazionali non alle amministrative alle sì, a posta no, di <ride> vediamo se le fanno le, le elezioni le vediamo, le vediamo. Le allora che cosa fa il sistema. il sistema? si riorganizza? come si riorganizza? corriamo ai ripari ci serve un 5% che va alle urne che fa fa a noi ce ne frega niente basta che va lì e voilà nasce il voto di protesta andate tutti a fare protesta dai, andate lì a riconsegnare ma ci siete andati ci vuole la carta d'identità per fare il voto di protesta eh? e ecco qua che hanno raggiunto quel 41 e mezzo perché adesso chi è che diffonde, guardate caso, questo i canali alternativi oh ma non erano alternativi i canali alternativi no no, immagino che no, è, ma gira gira allora gli dici al tuo amico che è andasse a guardare la legge elettorale no, 3, 2 più 2, gli dici che va a guardare la legge elettorale e gli dici se, se esiste la cosa del genere non esiste il poesia dei progresso nella legge non esiste e se non esiste non lo puoi fare o no? Non lo puoi fare se mi recono la domanda è se mi reco praticamente presso il seggio per contestare, protestare, eccetera, eccetera, ok, io ho aderito al sistema, ho dato valore al sistema. Eh se io invece consegno la scheda elettorale in comune, dichiarando di non essere rappresentato, di non sentirmi rappresentato, né da questa amministrazione e ancor meno dai politici, qual è la differenza? Nessuna. Scusami, anche, anche lì? Ha detto tienitela lì, dai, fuoco. È meglio, perché non c'è nessuna differenza. Le elezioni sono il momento. Preferisco questo. Perché non fai... Sì. Allora, le elezioni... Scusami, Sì. Se lui consegna la scheda elettorale in comune, allora in quel caso la situazione sarebbe addirittura controproducente perché risulterei non iscritto alla lista e quindi non abbasserei la media di non aderente al voto, attenzione! Ma saresti sempre andate giù allora il sistema come ce vai, ce vai, non gliene può fregare di meno. Basta che ce vai. Perché? Perché a lui non gli interessa come la pensi sul bianco, il nero, il rosso, se voti destra, a sinistra. Tutto un tavolo. Lui interessa che tu ci vai, perché? Perché se tu ci vai, lui esiste. Basta presentare la carta di Basta che esiste. Capito? Esiste. Perché? Perché se tu hai bisogno di un timbro, esiste. Quando vai lì, ti mettono il timbro. basta dico. Esatto attenzione perché le elezioni se le andiamo a guardare da un punto di vista esoterico è un macello eh. va in cabina dove stanno le cabine? nelle navi, nelle navi. ah, metti il voto allora attenzione l'elettorale anche lì se andate a guardare nel diritto dell'ammiragliato l'elettorale è la scheda dove si mettono le cose le, le, le caratteristiche della merce l'elettorale si chiama. E attenzione, dove lo mettiamo la mettiamo? La, la, Nell'urna, nell <ride> l'urna ragazzi, scusate, eh. io so, vengo da terra etrusca, per noi le urne erano c'era la cenere. Quindi finiscono dove? Nella cenere? E anche la, storia della matita. La, la matita che scrive, ah, la matita dovete sapere, che la matita, quella degli anni 50, non trovabile più, incancellabile. Se veniva bagnata, lo sapete di che colore diventava? Viola, no, quella lì iniziale che era viola. Attenzione, che noi non è che ci facciamo ci piace il viola. Attenzione: il viola non è soltanto il colore della corona, del, del chakra della corona lì, filosofia, spiritualità. Che ognuno è io, sono quello che gli pare su questo argomento, ok? Quindi non lo voglio toccare l'argomento spirituale, ma è colore della corona. Ma nella giurisprudenza, nella legge, il viola è con capacità giuridica. Attenzione, vuol dire che quando tu scrivevi con la matita, convinto di essere scrivere con la matita, te stavi scrivendo col viola, non lo sapevi, ma scrivevi con la capacità giuridica di dare il consenso. Il viola è capacità giuridica, lo dice l'UPU, l'Union Post, cioè il certificatore di tutta la posta mondiale. I cardinali firmano in viola. Viola. Mentre le, i timbri della corporazione sono blu: commercio. Blu è commercio. Mentre il nero è giuridico. Perché? Il nero in Italia è il colore del lutto. C'è un lutto. Infatti i giudici, gli avvocati, si vestono di nero. Attenzione! Quando, quando si entra in tribunale, ce l'ha un po' della, del ponte della nave? Il capitano sa dove c'è? Il timone, infatti, sta al centro, lui, il giudice, tutti gli avvocati stanno. Sul ponte, e l'uomo viene dalla terraferma perché in quel momento l'indagato è l'uomo. Eh, attenzione, ma se si identifica nella finzione giuridica perché altrimenti l'uomo non è indagato di niente. Quando apriamo quel cancello che sembra proprio la paratia della nave, no? Quando venivano buttati a mare, si apriva il cancelletto davano sulla passerella e poi quei pesce cani. Quando noi entriamo in tribunale, apriamo quel cancelletto e entriamo in tribunale, in quel momento preciso, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo commettendo reato. Come reato? Infatti siamo immediatamente punibili. Perché noi in quel momento preciso ci stiamo identificando con un qualcuno che non siamo noi. Si chiama frode. Si chiama frode. Come mi identifico con qualcuno che non sono io? Certo, mi sto identificando con Banco Barbara Trust, tutto minuscolo. E non sono io. Tutto maiuscolo, scusate. E non sono io. Eh, lo so. Lo so. Non è. Attenzione. Non è che questo viene fatto consapevolmente da chi sta operando lì. Eh? Attenzione. Eh? Questi si chiamano ritui, riti. Riti. Infatti quando succede qualcosa di strano in tribunale si dice è il rituale, è il rituale, perché il rituale? Perché il cancelliere sta lì per controllare il rito, solo per quello sta lì il cancelliere, che tutto sia fatto ad hoc. Ora c'è questo video americano che comunque è comollò ma ripeto. Articolo 10 della Costituzione italiana. L'ordinamento giuridico italiano si conforma Attenzione alla parola. conforma. Conforma non è interpretabile, è conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto. So, I suoi trattati. No. Perché i trattati sono regolamentati dall'articolo 81. E nel 46-48 non c'era neanche la, la lontana idea della Comunità Europea. Qual è la legge internazionale generalmente riconosciuta? Lo dice il Galgano, che è un professore di giurisprudenza universitario e che è un testo che studiano. Ma in maniera. Attenzione: noi veniamo formati da quando siamo piccoli. Non ci credete? Volete vedere? Prima elementare, analisi grammaticale Barbara. Nome proprio di persu, maschera. Cosa? Ce lo dicono e ce lo inculcano da subito. Quindi, cosa faccio? Io vengo formato. Terrificante parola. Vengo formato per dire e fare quello che serve al sistema, non sapendo che quella mia formazione va anche contro me stesso. Quindi, quando parliamo di scuola, sanità, televisione, vita quotidiana, noi non sappiamo di stare a vivere alla Truman, un Truman show dice ma quello era registrato ah, pff, oggi come oggi non ce la raccontiamo siamo anche tutti registrati ok? ma a confronto di un Truman Show quindi di un uomo che vive uno show qui noi abbiamo vissuto tutti lo show erano pochi quelli che sapevano di vivere uno show uno di questi era Bonifacio VIII uno di questi sono i presidenti della Repubblica Italiana perché lo sanno, lo sanno tutti quando nel 2020 ho inviato, dopo sette anni, ho inviato il in military order a Presidente della Repubblica, cap quattro capi di Stato Maggiore, tutti gli organi della mia zona, cioè una lista di roba, a me non mi ha risposto nessuno. Allora c'è cioè, chi mi dice, non ti rispondono perché se ne fregano. Attenzione, nella mia PEC, che era una PEC, non era una mail, era una PEC, c'era un ordine militare di arresto del sistema schiavistico, dove io affermavo che la Italy Republic of è schiavista, dove io dicevo che i miei documenti, guardatevi il corpo PEC della prima PEC, quello è, eh, ho mandato io, io dicevo che tutti i documenti della corporazione erano nulli annullati. Ma no, te li porto, li fo, lo faccio a casa, in loco li requisisco perché gra gravissimi, perché mi, in mi inducono alla frode, oh. è un reato anche l'induzione alla frode. Bene, nella mia PEC, secondo amici e amiche avvocati, ci sono almeno 10 capi di imputazione in quella PEC. Sedicente Presidente della Repubblica, c'è scritto. Presunta Italy Republic of, cioè presunta Repubblica Italiana, cioè doveva essere minimo fatto un controllo visto che poi sta donna che è spedito nel 2020 ha cominciato a girare per l'Italia o no? E ha cominciato a dire sta cosa a sacco di gente. È un po' troppo. Come mai nessuno mi viene a cercare? Ma scusate ma perché non mi vengono a cercare? guardate che io quasi quasi sarei anche felice che mi vengano a cercare sarebbe quasi ora anche perché nel 2013 ci sono andata io a cercarli sono andata dai carabinieri del mio paese 5.000 abitanti sono andata e ho detto con la notifica di cortesia che è lo strumento che utilizziamo per rispondere a tutte le vestazioni, così cominciamo anche a conoscerli e l'ho portata al, al maresciallo maresciallo seduto occhi bassi ha puntato un piede, gli dico, mi fate una cortesia, mi dite che non è vero, così io la smetto di passare nottate su, su perché c'è il leggero fuso orario, quindi noi stavamo sui gruppi di notte, stiamo a parlare del 2013, Whatsapp non c'era, c'era Messenger se funzionava, c'era Skype. Massimo 3, 4, già la connessione se ne andava a quel paese. Quindi stiamo a parlare proprio di un altro modo di comunicare. In 8 anni c'è stato un balzo, ok? Ma nel 2013 noi stavamo lì di notte, quindi me lo dite per favore, così io smetto. Boh, dormi. La notte dormo. Bene, il comandante non ha alzato lo sguardo dal tavolo e l'ha puntato. Mi dice, ma noi lo sappiamo. Era agosto 2013, non era. Infatti, mi ha detto: Che cosa non lo sappiamo. Non ha detto io lo so, ha detto noi lo sappiamo. Gli ho detto: Scusi, allora se lo sapete, perché non fate niente? E loro mi hanno risposto: Ma noi non abbiamo ordini dall'alto. Avete capito che l'alto non c'è più? Sono tutti nulli e annullati? Sì. Ma non lo vogliamo sapere, a quel punto io ho dovuto mi sono ripresa la mia notifica di cortesia? Me ne sono andato nel 2013. Adesso ci arriviamo con l'argomentazione, è l'azione OPPT ha avuto conclusione nel 2013 18 marzo 2013, quando è stato depositato l'ultimo documento, e l'OPPT OPPT si è chiuso se qualcuno per caso. Tanto ve lo diranno: Ah, uscite da un trust per entrare in un altro. O PPT uno è chiuso. Quindi non può essere utilizzato mai e poi mai. E poi non è che io possa entrare nel trust di qualcun altro senza chiedere almeno il permesso, eh. Ok? Non è che io faccio un trust. Tu arrivi e mi dici. Il trust è tuo e mio. Buono. Prima vorrei esserne informato. <ride> che vuoi, vuoi entrare nel mio trust, o no? One People Public Trust 1776 attenzione è un atto di fiducia perché? Perché nel 1776, quando i padri fondatori quindi i disponenti, mettono tutta la, 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 la dichiarazione di indipendenza dentro il trust, perché nessuno lo possa toccare, danno all'amministrazione agli Stati Uniti d'America. Con beneficio al popolo americano, oh, è corretto, ragazzi, eh? cioè è correttissimo, non è successo niente. Ma poi nel 1871 cambiano le carte. La dichiarazione di indipendenza diventa la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che non è la dichiarazione di indipendenza, perché gli mancava qualche emendamento qua e là, tredicesimo, per esempio, che diceva. I politici americani non possono prendere soldi. Non è proprio così. ha perde quelli italiani, che siamo al top. Non devono prendere soldi. Ma la, cosa, bravo, ma la cosa più importante diceva che i politici americani non possono essere nobili. E allora lì uno dice: Vabbè, ma allora non è così pericoloso questo questo articolo no, per i politici italiani, ma americani, in fondo il presidente degli amer americano prende 180 mila dollari l'anno, quindi ragazzi, cioè, proprio niente ris rispetto a 180 mila euro all'anno, il presidente degli Stati Uniti d'America ha in mano la valigetta nera, quei bottoncini, insomma le responsabilità ce ne avranno, non è una grande cifra rispetto a un calciatore che ne prende 5-6 miliardi all'anno. Quindi dov'è il problema? Che Trump è un nobile? Obama è un nobile? Sì Come un nobile? Basta che siano Dovete sapere che i presidenti americani Devono essere avvocati Gli avvocati del bar di Londra Che è Esattamente come Il nostro ordine degli avvocati Ma è un ordine internazionale E è l'unico ordine Che si può permettere In quel luogo dove, si è, dove è stato istituito Che è City of London, dove non entra manco la Regina Elisabetta, senza invito, ma vedete che c'è sopra qualcos'altro. Bene, per diventare avvocato e fare un esame super mega galattico, Eteran Tucci-Gerraff era una procuratrice, non un avvocato, un procuratore del Bar di Londra, quindi anche lei era nobile, secondo loro. Perché? Perché la carica di avvocato del bar di Londra è un titolo nobiliare. E voilà! Ecco perché è sparito il tredicesimo emendamento della, della Dichiarazione di Indipendenza e si è istituita la Costituzione. Sono cambiati anche gli equilibri, perché i disponenti a quel punto erano i bancari. Gli amministratori erano la United States Corporated non più gli Stati Uniti d'America e beneficiari dovinate i nobili eh, ma il disponente la, la Federal Reserve era il disponente ok? che poi viene che non era presente in quel momento la Federal Reserve nasce nel 1913 esattamente Qualche giorno dopo la la, 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 il Titanic, no? Lo sapete che i tre unici che non erano d'accordo sull'istituzione della Federal Reserve erano sul Titanic, vero? No, così perché è interessante sapere. Sì, perché arriviamo anche a Gesara Nesara. Ci arriviamo, ci arriviamo. Anche perché la Italy Republic of prende questo nome guarda caso, il gennaio 2002 esattamente quattro mesi dopo le torri gemelle perché? perché le tor torri gemelle vengono giù lo sapete, vero che è un crollo controllato no? non sto dicendo una cosa giusto? così strana Bin Laden c'entra niente anzi è, ah, Bin Laden è andato a scuola con Obama, sappiatelo eh. visto che stiamo parlando di questa cosa delle torri gemelle, ma gli aerei di quello che sono dei blue beam eh, cioè... cos'è blue beam? cominciamo da blue beam cos'è blue beam? che cosa dicono i complottisti? attenzione i complottisti andate su wikipedia proprio terra terra e andate a vedere che cos'è un complottista è quello che lo fa il complotto non quello che lo scopre il complotto eh? attenzione perché se mi dai della complottista ti dico anche no, ma non perché mi spiace, ma perché io non l'ho fatto io il complotto. e ecco un'altra informazione basilare: con la parola noi siamo stati programmati. Adesso diventiamo i no-vax, diventiamo eh, i negazionisti. E, oh, attenzione, cominciamo dal rispetto, ok? Ognuno può fare quello che vuole quindi. Dovrebbe esistere in una Repubblica questo, che nei limiti della decenza, del, del buonsenso, eh, io posso esprimermi col cavolo. Vero? Perché non è una Repubblica. Tutto qua. Il problema si risolve facilmente. Quindi cambia nome esattamente nel 2002, come la maggior parte delle corporazioni. Perché? Perché nel 2002, eh, nel 2001 l'11 settembre, esattamente 19 anni fa a oggi, è l'11 settembre oggi, no? avviene, dopo 30 anni di diatribe giudiziarie, avviene una sentenza. Negli anni 70 gli agricoltori del, e, e allevatori più che altro del Texas, dovete sapere che il Texas è uno del, dei, degli stati americani più fermentati, cioè, da sotto, infatti, gli attentati, la maggior parte degli attentati dove vengono, Texas e Boston. Sono quei due luoghi dove la gente non ci sta a quelle... Attenzione che gli americani... Ah, sono il popolo più armato del mondo. Ce l'hanno sotto la cuscino, la pistola, perché il em secondo emendamento permette l'autodifesa, la ok? In tutte le forme. Ma sono anche un popolo che alla menzogna non ci sta ecco perché stanno ritardando di, a dire che le elezioni del 2020 di, sono state eh, sono state truccate perché è già stato fatto il riconteggio eh? già da mesi si sa che i grandi elettori quindi i grandi eh, stati dove c'è la maggior parte dell'affluenza eh, alle elezioni sono Totalmente sbagliati, ok? Quindi Trump ha vinto con il 69 non erano sbagliati, erano come quelli del Vieto. No, non erano sbagliati, era solo che noi dall'Italia gli abbiamo spedito le tessere. Abbiamo conteggiato noi con Leonardo e gli abbiamo fatto due errori dai. Arrivano a prendere Renzi. Era lo stesso metodo utilizzato per l'elezione della Repubblica in Italia lo stesso stesso, lo stesso perché è la verità, lo sapete, no? pure qui in Italia di brogli elettorali ne abbiamo visti una marea, se trovano i pacchi delle schede elettorali senza manco essere aperte dentro le discariche, cioè voglio dire questo però cosa farà? Sì in America smuoverà un putiferio ma lo farà in tutto il mondo perché? Perché i brogli elettorali ci sono dappertutto attenzione questo provocherà non ce l'ho la palla di vetro, eh. è come se quel piano che hanno seguito i tre papi delle bolle papali ci avesse avuto un seguito ragazzi, ce l'ha un seguito, okay? tanto che il prossimo segnale dopo la morte della regina Elisabetta, ripeto, la, 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 mo, mo, molto dopo morte, Sarà il sollevamento da parte dei Dem di Bill Biden. Lo cacceranno loro, lo cacceranno, lo licenzieranno. Poi passiamo a Bergoglio dopo. Detto questo torniamo alle Torre Gemelle. Quindi succede proprio che il Texas si alza in piedi e comincia ad alzare la voce, dicendo che con le prove alla mano... I prestiti che avevano preso per le, per le bestie, no? per comprare le mucche o comunque i prestiti bancari erano truffaldini, per, per essere gentili, anatocismo, signoraggio, eh, interessi gonfiati. E comincia una battaglia giuridica che dura 30 anni: quattro presidenti degli Stati Uniti la riprendono poi in mano. E la rimettono in, quindi fanno ricorso, fino a che l'11 settembre 2001 la sentenza sarebbe dovuta essere letta dal giudice, che poi avrebbe dato il nome alla sentenza. Che vuol dire? La, fateci caso, quando vedete i polizieschi americani, ah, la sentenza, pinco contro pallino, del giudice perché perché la sentenza quando diventa applicativa e attuativa quando sì la giuria l'ha eh, diciamo manifestata ma quando il giudice la legge nel momento in cui il giudice la legge la sentenza prende il nome del giudice che l'ha letta perché attenzione prima la legge si dichiara eh? prima si dichiara e poi si scrive perché perché dobbiamo essere d'accordo su una legge o no quindi prima il giudice quando il giudice la legge la dichiara, quella diventa sentenza e prende il nome del giudice, perfetto. Doveva essere eletta esattamente dentro le torri gemelle. Cioè lì dentro ci stavano tantissimi uffici, tra cui anche dei tribunali. La, la attenzione: che il palazzo più importante che è venuto giù quel giorno era il palazzo 7. Che guarda caso sono venute giù le Torri Gemelle, dico. Ma potevano cascare un po' così? No, proprio un crollo controllato. E l'edificio 7 viene giù perché era il eh, server della CIA. Era già scritta quella sentenza là dentro. C'era già scritta perché era già stata appuntata. E che cosa ti avrebbe dato origine questa sentenza? A Gesara, Nesara. Gesara, Nesara per l'America National Economic Security eccetera eccetera Act e Gesara invece è Global Economic Security che cos'era? la restituzione visto che il sistema bancario era stato dichiarato fraudolento e schiavistico perché l'anatocismo ti rende schiavo se io ti devo ridare 10 barra 11 se proprio vogliamo poi dopo possiamo fare un discorso quanto vi pare su questo, e te invece di barra 11 me ne fai da barra 21, tu mi, mi imponi di lavorare 10 anni in più per ridarti quello che io ti avrei potuto dare in 5, sei d'accordo? Questi schiavi tu, c'è poco da raccontarsela. Quindi sarebbe dovuto essere restituito tutto l'oro del 34-30, dal 30 in poi. Ecco cos'è Gesara Nesara. È la restituzione ad ogni paese della quota di pagamento dell'ingresso dentro la SEC. Dell'ingresso dentro un mondo schiavistico, in poche parole. Questa è Nesara Gesara. Ma ripeto, qual è l'oro di quel 34 per l'Italia? È suissindo. È il trust in cui è finito l'oro. Quindi adesso che cosa fanno loro se stanno a litigare? No, lo faccio io che so Gesara Nesara. No, ce l'ho io, l'oro, l'ho tenuto fino adesso, lo faccio io, M111, capisci? Ma l'oro, sempre quello è. Attenzione, l'oro è, è nostro, non perché? Perché è già nostro dalla procedura OPPT. È stato requisito, perché? Ma come mi rendi schiavo, te, rendo, te lo lascio pure a te l'oro? No, è stato pignorato, ok? È rimesso a disposizione di ogni uomo e donna vivi eterna essenza dove dentro un fondo dentro la SEC che si chiama One People un popolo questo fondo è stato depositato esattamente il 18 marzo 2013 l'ultimo deposito al nessi ci sono altri due documenti una è Eternal Less, e un, un altro è IUV Exchange. e poi OPPT si chiude Posso fare un'apertura al mondo esoterico? Me la concedete? 18 marzo 1313. Appena finito Bonifacio. Ah, lo sapete chi l'ha istituito il regno di Sardegna e Corsica? 1296? Bonifacio VIII. Ci sono le bocche di Bonifacio, no? Lì. Attenzione, perché vi dico questo? perché il primo atto del Regno d'Italia era l'atto numero 61 del Regno di, di Sardegna. Il re che è diventato re d'Italia era il re di Sardegna secondo genito dei Savoia. Tanto per capire che è tutto tutto scritto a tavolino, ok? Perché ora lo possiamo fare con cioè quei collegamenti, no? sono chiari come il pane. Quindi dicevamo... Che dicevamo? Brava. Torniamo al 1313, sempre Bonifacio, muore l'ultimo templare, perché vi ricordo che poi viene dato ordine di uccidere tutti i templari. Ieri ero proprio nella città dove nascita di Celestino V il papa prima di Bonifacio durato cinque giorni papa templare che ha fatto l'indulgenza plenaria l'hanno ammazzato subito Natali ah, gli ha dati scusami se vogliamo essere precisi davanti a casa sua ok Cosa fa? Fa l'indulgenza plenaria. Attenzione, che è l'indulgenza plenaria fatta da un papa, ragazzi? Dice: non ci avete bisogno di nessun prete, non ci avete bisogno di nessun papa per parlare col primo creatore. Ci potete parlare da soli. Cinque giorni, Fu sparito subito. Ma scherziamo. Se permetti di dire una cosa del genere, vuol dire che tutta la casta. Del clero non serviva più a niente e ecco che arriva subito Bonifacio a mettere a posto le cose. Ok, come non serve a niente, cioè mette proprio infatti, cosa fa Bonifacio? Si mette proprio nel mezzo tra noi e il primo creatore, sì, in un certo senso, sì in un certo senso, sì Perché fatto da un papa ha una valenza globale. Ok, ora. Che succede nel 18 marzo 2313? Muore l'ultimo templare sul rogo, Jacques Lemollet. Quando muore lui manda una maledizione e dice tra 700 anni precisi torneranno gli allori. Dovina che giorno è 700 anni dopo? 18 marzo 2013, quando viene depositato tutto il pignoramento globale, più, più all'ore di quei. Attenzione, niente a caso. Quel deposito è stato fatto per questo: perché la numerologia non è uno, una tecnica. Di che numero c'hai di telefono? Attenzione, che i numeri sono la base del linguaggio universale, non parlano con le parole. Le leggi universali parlano con i numeri, eh? al limite con le vocali, ma le consonanti non c'entrano niente con l'universo. Le eh? consonanti sono la Babele sul pianeta. Scusa Barbara, l'OPPT lo chi l'ha creato? One People Public Trust 1776, l OPPT è la dichiarazione di indipendenza, l'hanno creata nel 1776. Questi tre trasti l'hanno ripresa perché era abbandonata? dopo la creazione del 1871 della Costituzione americana, l'hanno ripresa, l'hanno ridepositata nel 2011, questo dentro la secca americana, Washington DC precisamente, la ridepositano nel 2011 dandogli il nome One People Public Trust 1776, traduciamolo, il trust pubblico, che cos'è il trust pubblico? È il patto sociale. Per l'Italia il trust pubblico è la Costituzione, è il patto sociale, no? Ci rifacciamo tutti a quello. Trust pubblico, quindi patto sociale, non più però degli Stati Uniti d'America, non è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, oggi si chiama trust pubblico dell'unico popolo del pianeta infatti dove avviene dentro un contenitore che contiene tutti i 194 paesi più importanti in quel momento più importanti no dentro la SEC quindi c'era il mondo lì dentro eh, che sono stati tutti nulli e annullati quelli che non erano là dentro sono caduti comunque perché? perché avevano dei, dei rapporti commerciali cioè, se te io, da, io sono, sono fuori, però con te c'è lavoro. Perché magari perché sei il mio vicino, perché c'hai delle merci che a me mi interessano, quindi io con te stato, ce lavoro pure se non so dentro la SEC, no? Chi non ci SEC? Sei pronto? Russia, Cina, India, no? Iran, Libia e Siria. Ok? 2 più 2 Tan tan tan. Ok, guardate, ripeto, cosa mi preme veramente passare, oltre che vi sto anche ridicendo un po' la storia, ma cosa mi preme passare? Che non è una, una coincidenza. Non è una coincidenza la Libia che cade e non è una coincidenza che la Siria era in guerra fino a qualche tempo fa. Non è una coincidenza che l'Iran a gennaio 2020... Doveva essere lo scatenamento della terza guerra mondiale, ve lo ricordate? E non è un caso che Cina e Russia se parlano. Non è un caso che la Russia, con l'Iran, sono loro, cioè sono i BRICS, ragazzi. Eh? La notizia di ieri: gli hanno mandato 15 bombardieri l'Iran alla Russia. Ma attenzione che i bombardieri che la Russia prende dall'Iran non so come pensiamo. Eh. Vi ricordo che l'Iran un po' di tempo fa, e fu una notizia che passò su tutti i telegiornali perché era una cosa, gli hanno tirato giù, hanno fatto atterrare non uno ma due droni americani. Attenzione, il drone americano che è senza visualizzazione radar, non lo vede il radar ok? perché è schermatissimo e è una tecnologia <ride> avete detto voi? <ride> <ride> zitta non avete detto <ride> <ride> eh? Di cavoli tuoi? allora quel drone ha un sistema satellitare, non c'è nessuno dentro mm. nessuno guida il drone e sono attraverso i satelliti che viene guidato e c'è un sistema che chiaramente essendo una tecnologia molto innovativa non può essere presa in, uh, non può essere catturata ok perché? perché altrimenti sarebbe smontabile e riproducibile e ecco che c'è un sistema di autodistruzione quando esce dal segnale del satellite specialmente se viene fatta in qualche modo atterrare viene distrutta. Ok? Attenzione, come hanno fatto a farle atterrare due senza che si autodistruggesse? Bene. No, lo hanno fatto con una delle tecnologie che non ci dicono, ma l'Italia ce l'ha dal 2012. Cash Foundation Keshane è iraniano, meglio lui dice persiano. È persiano, quindi iraniano, e la prima nazione che ha avuto la sua tecnologia al plasma è l'Iran. La consegna come terza l'Iran, la Russia, seconda. La terza, dominate a chi l'ha consegnata? All'Italia. L'Italia l'ha presa in mano a ottobre 2012. Ci sono state due interrogazioni parlamentari. L'avete mai sentite? Di, uno de, un, di un uh, Fioroni, mi sembra lui della Lega. Della Lega, e nessuno ne ha saputo niente. Noi dal 2012, come Italia, abbiamo una tecnologia che permette Teheran Los Angeles in 10 minuti. Mac 40 senza sentire neanche la, il vento. Ci avete presente Star Trek quando mette lo scudo? Ecco, esattamente quella è la tecnologia. Scudo al plasma, ti solleva e ti trascina. Tu non te ne accorgi perché non hai l'inerzia e quindi non ti rendi conto di andare a Mach Mac 40. Esatto. Sapete quant'è Mach 40, sapete quanto vanno gli aerei, gli aerei ultrasonici a Mach 4? Alla velocità della luce, Mac, de, scusate, del suono. Mac 4 Mac 40 ecco con quella tecnologia il drone è stato diciamo catturato e fatto scendere senza che manco se ne accorgessero cosa stava succedendo quindi attenzione perché le guerre non si fanno più con le bombe le bombe servono come avete visto bene in Ucraina, servono al governo usurpatore per far vedere che se è l'altro governo che mi butta le bombe. Tanto, tanto per dirlo, la guerra agli ucraini gliel'ha fatta Zelensky, no Putin. Ok? Tanto per dirlo. Gliel'ha fatta Zelensky. E sappiate che adesso l'Europa a oggi è tutta con Putin meno che l'Italia. Ma non è vero, anche l'Italia, ragazzi. Scusate, ma che ci stanno a fare 34 navi da guerra americane e russe nel Mediterraneo intorno all'Italia già da un anno e mezzo? Secondo voi, bravo, non ci avevo mica pensato. Sa pesce spada, Baccala ah, bravo. Baccalà, sì, molto più probabile. A non far fuggire i satanisti che stanno in Italia. Guardate, che indovinate dove stanno. I satanisti, dove stanno? Vaticano, inteso che dipendono dal Vaticano, ma per il resto stanno sotto casa nostra, sappiatelo. Non pensate che stanno nei palazzi del potere, stanno nella villetta imboscata in mezzo ai boschi del Molise, come quelli delle Marche, come quelli del Lazio, eh. sono le famiglie nobili del, del famoso eh, trust di Bonifacio e sono quelli che hanno fatto il piano perché quel trust venisse creato il capo si chiama Draco sarà la razza? scusate il Rotary Club cioè Lions, attenzione, sono in mezzo a anno, nel senso che non è che ci hanno, visibilmente tu riconosci che è, non lo, non lo riconosci, è come te, e abita, ecco ripeto, mezzo ai boschi, nella casetta, in montagna, dici vabbè ma, sì, sono qua, sono in tutto il mondo, eh? attenzione, non è sto dicendo che ci abbiamo. Però il covo delle serpi è qui. La P2, adesso P3. Si è diventata P4. P5, P6, P7. Affondato. Com'era già. La P1. Ma Draco è veramente un cognome. No, è un cognome. È anche un cognome. Anche, un cognome. Qualcuno dice che è, andato, è, tornato, è venuto dalla parte nostra Draghi. Attenzione: <ride> Draghi, se viene dalla parte nostra è solo perché c'è una pistola puntata alla tempia <ride> e non può fare altrimenti perché Draghi non ha nessuna intenzione di essere dalla parte nostra. Ma stiamo a scherzare? Ma poi parte nostra, noi non abbiamo nessuna parte. Ve lo dico: Salvo che non sta più con loro? Non è che non sta più colore qui, allora adesso il punto è questo. Apposta dico, bene e male in questo momento storico è ridicolo anche solo dirlo, perché è tutto il contrario di tutto. Adesso quelli che hanno fatto il bene possono decidere di fare il male, quelli che hanno fatto il male possono decidere di fare il bene, ma tanto il gioco è solo un gioco di ruoli. Attenzione, ve lo ricordate il Pentapartito? Ve lo ricordate quel politico che a me sfugge il nome, che la mattina. Come? No? Che la mattina era de, de, del PD e il giorno dopo era del movimento eh, dei neri. PD? Neri, PD, non si capiva niente. Così è. Eh. Quelli che si vorranno salvare, quelli che non si vorranno salvare. Ma il gioco sarà secondo le loro. Agende, chiamiamole come si chiamano, dove hanno gli appunti per i 200 anni successivi a quando lo scrivono? Noi 30 anni come la gente 2030, in quelle agende lì loro già ci hanno scritto tutto, sanno benissimo che è un passaggio di consegne. Ho governato io per un po', adesso governi tu per un po'. Poi rigoverno io per un po'. Ma scusate, governano su che cosa? Sulle bestie, sempre su quelle. Un po' meglio, cioè della sera invece di fare l'allevamento in batteria, facciamo l'allevamento delle galline a terra. Così sono brave, sono contente che se mangiano il vermetto e stanno e rientrano la sera nel, nel recinto. Questo è, che ore sono? Ok, mi ha detto che dobbiamo mangiare a mezzogiorno e mezzo. Io intanto vi do il buon appetito. E poi... Prima facciamo e prima ci rimettiamo a chiacchierare il pomeriggio. Grazie.